Ciao ragazzi, allora questo è il quinto appuntamento con il videotag che ho lanciato i libri di Nessuno, anche questo mese incredibilmente in ritardo, e 30 mesi di libri. Vi lascio come sempre alla mia destra il link ai quattro appuntamenti precedenti. Questo quinto appuntamento pone come domanda il libro più lungo che abbiamo letto. Io non so se, cioè non sapevo se considerare le saghe come libro come un'unica storia come, o ogni singolo libro come un libro a sé stante. Quindi vi dirò la saga più lunga che ho letto e il libro singolo più lungo che ho letto. Allora, come saga, quella più lunga che ho letto è sicuramente la saga di Harry Potter. La saga di Harry Potter sono 7 volumi. Ho controllato, batte qualsiasi altra saga che io abbia letto. Io non ho letto tantissime saghe, anche perché quando un libro, quando una saga inizia ad essere eccessivamente lungo, superare i 7-8 libri, cioè io mi stanco, arrivo a un punto che non ce la faccio più, ho voglia di cambiare, di leggere anche qualcosa di diverso. Quindi finché è una tetralogia o una trilogia, eccetera, le leggo anche volentieri. Quando diventano troppo lunghe, no, tralasciando ovviamente Harry Potter, che è in assoluto una delle mie storie preferite. Io ho amato, chi mi segue lo sa ormai, ho amato questa storia alla follia, tanto da avere gadget, libri, DVD, tutto ciò che riguarda il mondo di Harry Potter. Quindi come saga sicuramente la più lunga che ho letto è Harry Potter. Come, cioè, ce l'ho cartacea, ma essendo in alto nella libreria rischiavo di uccidermi per prenderla, quindi insomma non ve la faccio vedere fisicamente. A livello di libro singolo invece il libro più lungo che ho letto, ho controllato, è questo, che sono I Pilastri della Terra di Ken Follett. So che visto così sembra un bignami, ma in realtà non è così piccolo, perché le pagine sono carta velina stile Bibbia, cioè veramente scritto fittissimo, e sono 1030 pagine, quindi insomma non è proprio così piccino. I Pilastri della Terra io l'ho lessi a 16 anni, era tra i 50, erano 50-80 titoli che l'insegnante di italiano dava per la lettura estiva. Io mi ricordo che scelsi due classici come terzo libro, appunto optai per I Pilastri della Terra. Non mi ricordo, qualcuno deve avermi detto che appunto Ken Follett era un buon autore, di provare a leggere un suo libro. Io, quando noi non esistevano ancora nel mio paesino sperduto grandi catene stile Feltrinelli e Mondadori cui poterlo andare a vedere, diciamo, fisicamente, e quindi ordinai in una piccola cartolibreria questo libro così a scatola chiusa. Quando arrivò e vidi che erano 1030 pagine, ho pensato, oh mio Dio, non lo finirò mai. In realtà lo lessi neanche nemmeno un mese, cioè lo divorai veramente. Tanto che convinsi me stessa che Ken Follett sarebbe stato per tutta la vita il mio scrittore preferito e andai a comprare a scatola chiusa, praticamente non dico tutta la sua bibliografia, ma quasi. Comprai Il Terzo Gemello, comprai I Pilastri, no, comprai Il Martello dell'Eden, Sulle Ali delle Aquile, cos'è che ho preso? La Corona del Lago, L'Avevo Chiamato Libertà, beh, ne ho comprati un sacco, appunto proprio a scatola chiusa. E in realtà però effettivamente per la maggioranza dei libri lui è molto lontano dallo stile che io amo, perché scrive molto di guerra, di spionaggio. I Pilastri della Terra sono molto diversi, ma I Pilastri della Terra, cioè questo libro è un romanzo, una storia che racchiude in sé, è un romanzo storico, ma è anche un romanzo di avventura, un romanzo di formazione, ha un sacco di caratteristiche, è talmente grande che parlarne è veramente impossibile. È ambientato nel Medioevo, sullo sfondo della costruzione di una grande cattedrale, si sviluppano queste vicende politiche, amorose, di magia, storiche, è un romanzo completo, veramente un romanzo bello e completo. Se mai ne che volete sia considerato non ovviamente un autore classico, ma un autore molto commerciale come Stephen King piuttosto che, non so, John Grisham, questo libro veramente secondo me non ha nulla da invidiare ad un grande classico, veramente un buon libro. E però appunto gli altri libri che io comprai erano molto lontani dal mio stile, infatti la maggioranza sono ancora là da leggere da quando avevo 16 anni. Io lessi I Pilastri della Terra, poi lessi Il Terzo Gemello, che adorai alla follia, perché quello è molto bello e parla non di spionaggio ma della clonazione, e poi iniziai con La Corona del Lago, che invece è un romanzo ambientato sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale, e lì iniziò anche il mio declino come interesse verso questo scrittore. Per I Pilastri della Terra rimane tuttora uno dei libri più belli che io abbia letto, quindi se non l'avete letto io ve lo consiglio. Ovviamente vi consiglio anche Harry Potter, ma quello lo diamo per scontato perché sapete che ve l'avrei consigliato. Questo, se non l'avete letto, secondo me è molto bello ed è anche il libro più lungo che io abbia letto, perché sono 1030 pagine questo signorino. Il confronto a quelli che vi ho fatto vedere libridine sono dei bignami della letteratura, lo so, però per quanto mi riguarda questo è il libro più lungo che io ho letto. Bene, cara libridine, questa è la mia risposta.
Aspetto con ansia il prossimo video tag. Sì, io sarò sempre ovviamente perdonabilmente in ritardo. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e a presto. Ciao!